cantate, pregate con noi. Piccole rondini nel cielo. Martedì 15 agosto, quindi domani a Torrette di Fano ritorna un appuntamento importante per tanti fedeli. Sì, esatto. Dopo dal 2000, è partita questa festa dal 2004 in memoria di Gabriella Lambertini, che la ricordiamo sempre. E siamo arrivati piano piano al 13° anno. Si è svolta in spiaggia libera in via Stelle di Mare, il centro proprio di Torrette di Fano. Ci saranno dei canti, poi ci saranno dei palloncini che verranno gonfiati con l'elio. Tutta la gente scriverà il suo messaggio alla Vergine Maria di tutto ciò che vorranno esprimere o dire a lei e chiederle. E poi ci saranno dei mazzi di fiori dedicati alla Madonna, che verranno portati al largo dai bagnini della zona e poi mandati in aria, e il mazzo di fiori devolto alla Madonna. E in quell'attimo che il mazzo di fiori verrà lanciato in alto e il bouquet nel mare, verranno anche innalzati i palloncini con gridando Evviva Maria. Tutto questo a che ora? A che ora è l'appuntamento con i fedeli? E la partenza sarà dalle 10 in poi fino verso mezzogiorno in circa. Purtroppo non è potuto venire quest'anno, che era tanto annunciato, Roberto Bignoli, che è un cantante cristiano e di ispirazione cristiana ed è un esponente principale appunto della music Christian, della Christian Music, scusate, e praticamente per motivi di salute non può essere presente. Chiaramente noi intanto lo salutiamo e gli auguriamo una pronta guarigione, una pronta ripresa. Speriamo di averlo magari in futuro, magari organizzando con lui anche un bel concerto. Io colgo l'occasione per ringraziare, oltre che a tutti i collaboratori, quest'anno in modo particolare al Vela Club di Marotta, nella figura del presidente, che è il signor Casagrande Fabrizio, e il vicepresidente Tiziano Leonardi, i quali ci hanno garantito, domani tempo permettendo, anche le condizioni del mare, di portarci un piccolo segno mariano che potremo ammirare sul mare. Ecco.